Daniele Simeoni, per la prima volta torna alla Latina d'avversario, che emozione sarà per te questa? Ma sicuramente sarà una bella atmosfera, sia per la partita che ci aspetta, che comunque è un avversario sempre ostico fuori casa, sia perché rivedrò tante persone che conosco, tanti amici che già mi hanno detto che, insomma, che accorreranno in piscina per salutarmi, perché comunque sono stato 3 anni là, ho passato 3 anni intensi e sarà bello rivederli e risalutarli, anche se devo dirti la verità, ogni tanto ci torno a Latina, qualche scappata ce la faccio appena possibile. Ecco, visto che conosci bene i giocatori della Latina, ce n'è uno in particolar modo che ci può dare fastidio? Ma secondo me il numero uno, Berretto Rosso Antonino, che è stato anche mio compagno di squadra proprio lì a Latina e è subentrato proprio in un momento fatidico quell'anno, sostituendo Sattolo tra i pali, e ha dimostrato anche quell'anno con me la sua esperienza, la sua grinta, perché poi quando comincia a parare diventa un po' fastidioso come portiere, e quindi mi aspetto sicuramente che lui contro il Civecchia da ex ce la metterà tutta sicuramente. Sarà una partita che si deciderà all'ultimo tempo, ci vorrà il miglior Civitavecchia? Beh, sicuramente siamo consapevoli che questa trasferta e la prossima tra un mesetto a Salerno saranno gli ultimi due baluardi da sfatare, insomma da espugnare prima di affrontare i playoff, e che sanciranno appunto la nostra prima posizione. Io la vedo molto bene, sono fiducioso, dobbiamo sempre affrontare la partita come se davanti avessimo il recco, così che secondo me riusciremo a archiviare la partita nei primi due tempi.